Siamo a Manerba del Garda, dove ha sede, come ormai tradizione da diversi anni, il ritiro di preparazione per la nuova stagione, stagione 2017 del gruppo sportivo Massì Supermercati. Con noi John Cattaneo, che è il team manager di questa formazione juniores bergamasca. Prima di addentrarci su quella che è la vostra squadra e la stagione che sta per arrivare, sappiamo che lei è un grande appassionato e possiamo dire anche per certi verti esperto di ciclismo, e le piace sempre parlare un po' di quello che è il movimento e l'andamento di questo sport. Ne avevamo già parlato lo scorso anno, nel 2017, cosa possiamo dire? Qual è la situazione e la salute del movimento ciclistico italiano e non solo? Buongiorno a tutti. Dico che tutti pensano che io sia un rivoluzionario, invece sono uno che pensa a fare solo delle riforme. Posso constatare che a livello professionistico abbiamo dei seri problemi, nel senso che non abbiamo più squadre Pro Tour. Entrare nel Pro Tour è una grande difficoltà per i costi economici, e quindi dico che la federazione deve vedere questo aspetto, nel senso che non ci sono diritti televisivi, non c'è la compravendita degli atleti, dei tesserini, non c'è, la gente non paga quindi per andare a vedere il nostro spettacolo, perché sono manifestazioni che sono, è come andare a teatro a vedere una gara di Pro Tour, quindi le difficoltà sono estreme, almeno arrivare alla proprietà del cartellino, del corridore, per poter poi potersi anche leggermente finanziare, perché far crescere un ragazzo ha sicuramente degli investimenti a monte, e questo la federazione deve prenderne atto. Come, se noi entriamo nello specifico delle nostre categorie, io ho già espresso un concetto l'anno scorso che, essendoci questa totale mancanza di gare in Italia, perché comunque vediamo che anche a livello dilettantistico ci sono delle domeniche che ci sono due gare per domenica, i comitati devono intervenire e diventare organizzatori, e tutti mi dicono: ma come facciamo a finanziarci? Dobbiamo trovare delle formule. Io l'ho già detto, dobbiamo tassare coloro che fanno le gran fondo, noi dobbiamo accingere lì, perché è un conto i gran fondisti, è un conto preparare degli atleti per diventare dei professionisti e portare la maglia della nazionale italiana, perché i dati dicono che un gran fondista non potrà mai venire a competere con un professionista. Sicuramente questo è un argomento molto caldo, diciamo, e importante, a cui la federazione dovrebbe, diciamo, sicuramente porre rimedio, comunque prendere in considerazione, magari anche instaurare un maggiore dialogo, un confronto con le società per provare appunto a migliorare e a portare ancora il ciclismo ai massimi livelli, soprattutto in Italia, visto che negli ultimi anni sicuramente è un po' in sofferenza. Ma parliamo di Massì Supermercati, oggi siamo qui soprattutto per quello. Avete terminato con i vostri ragazzi proprio oggi il vostro ritiro di preparazione, si avvicina il debutto che avverrà proprio domenica prossima. Qual è la vostra squadra, come l'avete costruita e quali sono le ambizioni del team manager John Cattaneo? Ma innanzitutto dobbiamo ringraziare sempre gli sponsor, perché io lo dico un po', che lo ripeto, dallo sport popolare è diventato uno sport d'élite e quindi ha dei costi straordinari. Siamo qui, è bellissimo, divertente stare qui, ragazzi, ti ripaga di tanto, perché loro nel loro essere atleti e nella loro sofferenza, perché comunque devono allenarsi e devono imparare a fare ciò che dovranno fare in futuro, ma con la giusta misura, perché è fondamentale che capiscano cos'è un ritiro, cosa comporta a livello alimentare, la rinuncia, il riposare, il recupero. Sono aspetti che loro devono cominciare a conoscere. Siamo in 8, domenica esordiamo. Il nostro obiettivo è quello di tornare alla vittoria, perché sono 2 anni che non vinciamo, facciamo dei gran bei piazzamenti. Chiedo che comunque in futuro si possa vedere anche delle riforme sulla categoria juniores, o portare gli juniores al terzo anno, o mettere il limite dei corridori. Guardi che io sono uno che crede nel sistema capitalistico, quindi se ci sono squadre che possono presentare i corridori più forti, ma bisogna mettergli un limite, perché si gioca in 11 a calcio, si gioca a basket in 5,
non vedo perché squadre devono partire in 13 e altre in 15. Una si prende 8 corridori e corre con 8 corridori, anche i più forti d'Italia. Comunque pensiamo di far bene. E poi adesso tra poco andremo anche a conoscerli, ragazzi, tra l'altro li metteremo anche alla prova, come chiamiamo giornalisti, li faremo fare direttamente a loro le interviste, anche per scherzare un po' con loro in questo momento che comunque è anche di divertimento, questo del ritiro. Andremo a sentire poi le parole anche del direttore sportivo Walter Clivati, ma non è l'unica persona a cui forse va un ringraziamento della Massi, perché sono davvero diverse le persone che seguono questi ragazzi durante la stagione, immagino che li voglia ringraziare. Così come va ringraziata Simona Mazzucotelli, il suo tecnico Viganò, ma tutto il gruppo della MTB e degli amatori della Massi Supermercati. Decisamente, perché se noi pensiamo che le trasferte si sono allungate in un modo stratosferico, tutti i miei consiglieri ci sono delle mattine che devono partire alle 4 del mattino e farsi trasferte in giro per l'Italia. Non sempre riusciamo a avere gli alberghi, gli alloggi, non sempre riusciamo a permetterci di avere albergo e rimborso spese, quindi per loro è un encomio, perché io ho dei compiti, ma loro hanno dei compiti veramente operativi. Siamo sempre a Manerba del Garda, ritiro del gruppo sportivo Massi, una settimana intensa di preparazione, siete stati anche fortunati con il tempo perché sono state davvero delle giornate bellissime, pronti per il debutto. Sì, intanto buongiorno a tutti, sì, siamo pronti per il debutto di domenica, in una parte correranno a San Paolo d'Arco, una parte a Montichiari, e niente, come tutti gli anni siamo venuti qua a prepararci, abbiamo fatto una buona discreta preparazione, adesso sta ai ragazzi dimostrare il loro impegno e valore che ci mettono durante l'anno, insomma. Walter Clivati, direttore sportivo, possiamo dire di lungo corso e di lunga militanza proprio qui della Massi, hai visto passare tanti ragazzi, questo è un gruppo che si rinnova in parte anche quest'anno, come ti è sembrata la squadra, i ragazzi, quali sono i valori che metterete in campo? Beh, sono 8 ragazzi, 4 del primo anno, 4 del secondo, ci sono qualche buona individualità, però sono ancora in una fase di età e di crescita ancora, che devono ancora vedersi il loro futuro, diciamo, di ciclisti, quindi vedremo in questo anno cosa riusciranno a fare e a migliorare le loro prestazioni, diciamo. Debutto, abbiamo detto, domenica prossima tra San Paolo d'Argon e Montichiari, le prime due gare della stagione. Per il proseguo, quali sono gli obiettivi, i programmi e quali gli appuntamenti più importanti che andrete ad affrontare? Sì, adesso il primo appuntamento importante sarà a Loano il 2 di aprile, poi faremo gare regionali, gare, diciamo, nazionali, internazionali, quelle che dove ci avremo la partecipazione. Però noi diciamo che quest'anno, come tutti gli altri anni, puntiamo a fare una stagione abbastanza normale, senza, non abbiamo molte pretese come risultati eclatanti, e quindi quello che viene, diciamo, è tutto, cioè ci accontentiamo, ecco, diciamo. Ciao a tutti, sono Marco Previtali e siamo qui oggi a Manerba del Garda, dove si è disputato il ritiro del GS Massi, che è una squadra juniores nella quale corriamo io e i miei compagni, che adesso vi andrò a presentare. Io sono Denis Tironi, quest'anno per me è il primo anno nella categoria juniores, la squadra c'è, speriamo di fare il risultato. E come ti è sembrato questo primo ritiro in questa squadra qui a Manerba? Beh, come ritiro è stato molto interessante, abbiamo fatto gruppo, ci siamo conosciuti meglio e speriamo nella stagione di ottenere buoni risultati. Tuo papà cosa ne penserà dell'alimentazione tua in questo ritiro? No, l'alimentazione è stata giusta, non abbiamo mangiato esageratamente e il nostro direttore sportivo Walter Clivati è stato molto attento in questo. Passiamo ora a... Ciao a tutti, sono Roberto Pasta, anch'io come il mio compagno sono del primo anno, dunque speriamo che vada tutto bene questa stagione. Niente. Sono di Pietosino. L'anno scorso in quale squadra hai corso? L'anno scorso correvo per la Paladina. I risultati ci sono stati, speravo anche in una vittoria magari, però quella non è arrivata e speriamo quest'anno.
Passiamo ancora avanti e andiamo a parlare con... Ciao a tutti, sono Jacopo Pesenti, sono secondo anno, speriamo di fare bene già dalle prime gare e speriamo di trovare una squadra per l'anno prossimo come dilettanti. Vi assicuro che la troverà perché va molto forte, ci ha messo molto in difficoltà e spero anche per lui che... perché merita, perché va davvero veramente forte. Passiamo ancora avanti a... Ciao, sono Stefano Fumagalli, secondo anno juniores. Spero di fare più risultati rispetto all'anno scorso. Cioè, penso di andare meglio e spero che anche i risultati siano dalla nostra parte. Continuiamo la presentazione con... Salvi Fabio. L'anno scorso non è stata una stagione particolarmente positiva e speriamo quest'anno di migliorare e ottenere qualche risultato in più. Spiegaci un po', Fabio, cosa abbiamo fatto. Spiega ai telespettatori cosa abbiamo fatto in questo ritiro, in questi giorni. Ma è stato un ritiro molto duro. Abbiamo messo sulle gambe parecchi chilometri che serviranno da carburante per l'inizio stagione. E in questo momento le gambe fanno male, speriamo domenica di far bene, dai. A proposito di domenica, c'è il mio compagno Daniele Capelli che ci spiegherà il nostro debutto e dove andremo a correre proprio domenica. Domenica il direttore, il sportivo Walter Clivati, ha deciso di dividere la squadra, 4 a Bergamo alla gara San Paolo d'Argon e gli altri 4 a Brescia con l'arrivo a Montichiari, e io correrò insieme a Pesenti, Salvi e Pasta a Bergamo, e ci aspetterà una gara presumo dura e speriamo, le gambe ci sono, penso, soprattutto Pesenti, e penso potremmo fare un buon risultato anche dalla prima gara. Grazie ancora, continuiamo ancora con il mio compagno Fagnini Jacopo, è il primo anno e è il primo anno anche che inizio a correre, quindi quest'anno cercherò di vedere e provare un po' ad imparare come si corre nelle gare. Da Manerba del Garda e dal GS Massi un saluto a tutti, ci vediamo domenica sulle strade di Montichiari e di San Paolo d'Argon.